È di scena il recupero della prima giornata del girone di ritorno di Lega Pro Girone A. Gli arancioni della Pistoiese sono in trasferta contro l'Albino Leffe, allo stadio città di Gorgonzola, che è lo stadio della Giana Erminio, che ospita appunto i bergamaschi, causa lavori al proprio costruendo stadio ancora non ultimati. A Città di Gorgonzola la Pistoiese è scesa in campo con Pissari, D'Ametto e Camilleri, Terigi, Mazzarani, Cerretelli, poi Vitiello, Bordin, Lamas, Gucci, Moracchioni. Solo pochi presenti a Città di Gorgonzola, però c'è il sole. Fasi di studio e rispettivi portieri chiamati in causa nei primi minuti per rispondere a calci piazzati. Al sesto protesta arancioni per un intervento in area su Gucci affrontato dal portiere assieme a un difensore su palla spiovente in area, quantomeno episodio dubbio, assai. Prima Pissari respinge una botta di Giorgione e poi tocca ad Abagnale. Al tredicesimo Pissari impegnato su iniziativa di Sibilli, ancora ottimi riflessi da parte del portiere arancione. Poche emozioni nella fase centrale della gara, al 33esimo ancora Sibilli tenta una sortita dalla distanza ma mira imprecisa. A fine tempo locali pericolosi, palla banalmente perduta a centrocampo dalla Pistoiese, se ne va Giorgione, il cui tiro si spegne sul fondo, alla sinistra di Pissari, non molto distante dal palo. A riposo al 45esimo senza alcun recupero. Al rientro in campo la Pistoiese presenza Favale, ne è acquisto per Lamas, giallo a carico di Giorgione. Al secondo Abagnale, portiere dei locali, blocca la punizione di Bordino. Al quarto, fase di gioco alterne ma senza pericoli. Cambi per la Pistoiese al 17esimo, entrano Valiani e Bortoletti per Cerreterri e Moracchioli. Al 20esimo episodio importante della gara. Seconda ammonizione a carico di Giorgione, fallo su Gucci e espulsione. Zaffaroni fa entrare Genevieve per Sibilli, mentre poco dopo Pancaro mette in campo Ferrarini per Favale. I locali si coprono mentre gli ospiti cercano soluzioni offensive e cominciano ad attaccare. Botta di Gucci con palla fuori di poco al 31esimo, tiro di Bordin parata al 35esimo, capisce l'antifona. Zaffaroni mette in campo forze fresche. Cori e Gozzi lasciano il campo a Cuco e Petrungaro. Un giallo per D'Ametto e Gavazzi. Al 35esimo ancora un tentativo di Bordin su punizione con il portiere locale che mette in angolo. E da quest'angolo, da Bordin a Camilleri, che con un tocco di piatto al volo batte il portiere Abagnale. Primo gol per lui. E ricorda la vittoria perché fino al termine dei tre di recupero non accade più nulla. Finalmente quindi una vittoria per la Pistoiese e contro una delle quinte in classifica. È arrivata questa quinta vittoria in campionato, terza in trasferta, dopo una sequenza di ben sei pareggi consecutivi. Classifica nettamente migliorata che può ora essere letta in chiave ottimistica, considerando che nelle ultime 13 partite la Pistoiese ha subito una sola sconfitta contro la capolista Monza e ha ottenuto 3 vittorie e 9 pareggi. Confermata la solidità difensiva, solo 6 gol incassati dopo la sconfitta di Pontedera e le successive 13 partite, una performance che colloca gli arancioni come terza assoluta forza difensiva dell'intero girone A dopo i 12 gol subiti dal Monza, che al momento di scrivere queste note doveva ancora giocare, e i 16 gol subiti dal Renate. Ci sono appunto i 17 gol subiti dalla difesa della Pistoiese. Da parte sua l'attacco con 20 gol all'attivo è uno dei meno prolifici assieme a quelli di Pergrottese, Giana, Gozzano, Pianese e Lecco. In questo caso però la solidità difensiva ormai accertata dà buone indicazioni per un finale di stagione positivo. In definitiva, in ben 9 occasioni su 22 la difesa arancione non è stata perforata. E come sempre, quando non si possono avere ambizioni di primato, prima non prenderle. D'altra parte i numeri dicono che questa dell'annata 2019-2020 è al momento la migliore difesa della Pistoiese da quando è tornata tra i professionisti. All'andata l'Albino Leffe sbancò il Melani per 2-1, oggi la rivincita. Prossimo impegno sabato prossimo al Melani ore 20:45 quando arriverà la temibile Carrarese guidata da Silvio Baldini.